un'associazione culturale che quest'oggi addirittura ha chiamato qui a Cave, vicino Roma, un artista veramente straordinario, Marco Pareti, che presenta il suo ultimo romanzo, I fabbricanti di crudeltà. Grazie all'associazione Caffè Corretto di Cave e alle autorità, insomma, di Cave, in particolare alla presidente dell'associazione, appunto, Caffè Corretto, Claudia Manni, con tutto il direttivo e tutti i soci che mi hanno accolto veramente benissimo e a braccia aperte. I fabbricanti di crudeltà anche qui ha riscosso consensi, molto interesse, come tu hai appena detto, perché è un argomento molto delicato, un argomento molto profondo. E nel libro si parla di violenza e atti di coraggio, significa anche che non devono essere dimenticati né queste violenze né questi atti di coraggio avvenuti nel periodo della Seconda Guerra Mondiale verso i più deboli, verso i diversi, perché ci sono delle cose che non possono essere ripetute, sono veramente drammatiche, e quindi il libro ha questa intenzione, e qui a Cave c'è stato proprio questo riscontro per i giovani, con i giovani, e veramente ricordare certi fatti affinché non succedano più. Il libro, così come il progetto attraverso le raccolte che abbiamo fatto insieme, delle interviste ai personaggi che hanno raccontato per esperienza diretta e che comunque ne avevano contezza per poterlo dire, hanno dato delle emozioni e sensazioni fortissime. E con questo libro si vuole trasferire proprio queste sensazioni, emozioni fortissime, affinché ci sia una motivazione e affinché i giovani diventino megafoni e ambasciatori di pace e libertà. Grandi emozioni, perché dietro ogni parola, dentro ogni spazio, ogni pagina c'è un vissuto che magari è durato un giorno, un attimo, dei mesi, degli anni. Tutto comunque tatuato, tutto comunque è fermamente nelle menti di queste persone che hanno subito queste violenze o che hanno partecipato, che hanno visto queste violenze. E quindi in quel momento lì rimane per tutta la vita a chi ha vissuto. Scomparsi loro non deve scomparire tutto, perché deve essere questo un insegnamento per generazioni successive. Siamo qui nel teatro di Cave Milco Paravani, intitolato a Milco Paravani, è l'associazione Caffè Corretto, è alla sua seconda edizione del Festival della Letteratura, e oggi, 28 maggio, ho avuto l'onore di leggere il libro Una fiaba di Marco Pareti, intitolato La Marroca. La Marroca è questo, diciamo, personaggio leggendario della zona, diciamo, delle Chiane, e diciamo il nostro scrittore lo ha proprio in un certo senso preso dai racconti popolari di questa zona e lo ha trasformato. Lo ha trasformato perché la Marroca, diciamo, questo personaggio mostruoso, diventerà buono. E sono rimasta affascinata perché è pieno di suoni onomatopeici e diciamo che ai bambini è piaciuto molto, anche perché si sa che i personaggi che mettono paura sono quelli che affascinano di più, ma diciamo la cosa più bella è proprio il fatto, come anche aveva anticipato lo scrittore, che non dobbiamo mai soffermarci su un personaggio cattivo, perché ognuno di noi nasconde una parte buona, e la Marroca è uno di questi personaggi. Ringrazio
Marco Parriti e Caffè Corretto per avermi, diciamo così, dato l'onore di leggere questo bellissimo libro, Leggenda. Il libro di Marco mi ha affascinato, è un libro dedicato ai bambini, rivolto ai bambini, ma che affascina anche i grandi. E tutto quello che è un po' la nostra tradizione popolare, le storie che ruotano intorno alla civiltà contadina, secondo me affascinano ed è bene che queste storie rimangano. E la storia della Marroca è una storia che si è tramandata nei secoli, possiamo dire, oralmente. Marco invece ha avuto l'intuizione di trasformarla in un libro illustrato benissimo, e quindi adesso di questa leggendaria, di questo leggendario mostro delle acque ne avremo traccia. Quindi sarà un documento scritto e è un inno, il libro di Marco è un inno all'inclusione, alla lotta verso i pregiudizi, perché la storia che Marco crea intorno a questo mostro leggendario e un po' sconfina e va oltre. Non anticipiamo niente, vi invitiamo a leggere questo libro perché fa bene ai grandi e fa bene ai piccoli. Non c'era una presenza ricca di bambini, visto l'orario, visto la domenica, le comunioni, eccetera, però gli adulti presenti hanno acquistato copie per il nipotino, il cuginetto, quindi effettivamente un libro che ha colpito. Ha arricchito poi il tutto anche la lettura azzeccatissima di una nostra lettrice, Antonella D'Uffizi, che ha veramente affascinato tutto il pubblico. E poi Marco ci ha affascinato col suo modo di raccontarci la sua valdichiana e il suo Trasimeno. Ascoltare Marco e prima la lettura di Antonella è stata un'esperienza entusiasmante. Antonella è una grande presentatrice, lettrice, sa affabulare i bambini, è un'attrice. E poi ascoltare Marco, il progetto che c'è dietro l'opera, è stato veramente interessante. Per il font scelto, per il tema dell'integrazione e in maniera più profonda anche il fatto che non bisogna mai fermarsi alle apparenze e accogliere l'altro nella sua vera natura, che non corrisponde quasi mai all'apparenza che compare davanti ai nostri occhi. E quindi ciò che ci fa paura o che ci viene raccontato come terrificante in realtà poi non lo è. Per quanto riguarda anche un ulteriore valore aggiunto, secondo me, la voglia che ha avuto Marco di recuperare un'antica tradizione popolare, un racconto terrificante che gli anziani proponevano spesso ai bambini, e rivalutare quindi questa cultura popolare che è un po' quello che poi caratterizza il popolo italiano. In ogni regione, in ogni zona, la cultura popolare è ciò che va recuperato sempre. Quindi un'esperienza interessantissima e io da insegnante ho apprezzato in maniera veramente notevole questo lavoro, questo progetto. Sempre più spesso noi a scuola abbiamo bambini con difficoltà di lettura, di scrittura, bambini super intelligenti che però hanno questo intoppo nel meccanismo dell'apprendere la lettura e del rendere la lettura fluida. E invece la possibilità di avere in mano un libro, non solo di ascoltarlo come spesso facciamo, ma di poterlo proprio leggere in autonomia, è una grande cosa per i bambini, in particolare per questi bambini che hanno queste apparenti difficoltà, che sono, diciamo, delle difficoltà di tipo meccanico, ma che sono esistenti. Quindi la scelta del font da parte di Marco è veramente agevola il lavoro dell'insegnante e favorisce nel bambino l'amore per la lettura, per l'oggetto libro, che può essere maneggiato e goduto in maniera personale da ciascun bambino. Come in tutte le cose è l'utilizzo che si fa del mezzo,
perché noi anche a scuola abbiamo tanti supporti di tipo informatico, dalla LIM al collegamento attraverso una grossa TV in classe collegata al computer, l'uso del PC, della tecnologia, la possibilità di visionare, di vedere immediatamente per esempio delle immagini, dei filmati relativi ad argomenti proposti, favorisce anche l'apprendimento da parte del bambino. Quindi sicuramente l'informatica è un supporto fondamentale, un aiuto grande per noi e per tutti i bambini. Il problema è l'uso smodato che spesso se ne fa, cioè non deve essere una scorciatoia, non deve essere un ciuccio da dare a un bambino per farlo stare zitto, deve essere invece un mezzo per arricchire l'intervento didattico da parte di noi docenti e da parte del bambino per approfondire gli argomenti, i temi che gli vengono proposti anche nella didattica giornaliera. E quindi un buon uso, come in tutte le cose, è fondamentale. Io per il mio istituto comprensivo, l'Istituto Comprensivo Matteotti di Cave, seguo il progetto Biblioteca insieme ad altre colleghe da più di 20 anni. Noi abbiamo una bellissima biblioteca, coloratissima, con i divanetti, con i tappeti, dove si può studiare, consultare, prendere in prestito i libri. Noi ogni mattina abbiamo un movimento di circa 200 bambini che nel tempo della ricreazione vanno in biblioteca, cambiano il libro, c'è questo bellissimo tantam tra loro, no, leggilo, quello non lo leggere, oppure guarda, è bellissimo, divertentissimo. Quindi lavoriamo tanto sul progetto biblioteca da più di 20 anni. In biblioteca da noi abbiamo poi degli spazi dedicati, per cui abbiamo per esempio delle raccolte di libri proprio specifiche per bambini con difficoltà, gli audiolibri, abbiamo strumenti, come si dice, compensativi e dispensativi, proprio per mettere tutti i bimbi sullo stesso piano. Certamente, come dicevo prima, il fatto di poter prendere in mano l'oggetto libro e maneggiarlo, odorarlo, toccarlo, è un valore aggiunto. Non devo solo ascoltare la storia, ma posso leggerla da me. Questo libro tratta un tema sicuramente doloroso. Ci sono tante testimonianze di violenze, tanti numeri purtroppo di persone deportate, ma io ci voglio leggere la speranza, perché io quello che mi è rimasto sono anche i numeri delle tante persone che sono adoperate mettendo anche a rischio la propria vita pur di salvarne qualcuna. Parlo dei pescatori che a rischio della propria vita hanno salvato le persone che erano rinchiuse nel castello sull'isola, parlo della badessa che ha salvato e ha nascosto nel suo nella sua casa tanti ebrei. Un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente in questo libro è la testimonianza di Edith Brooke, in particolar modo delle 5 luci, 5 episodi crudeli, perché le 5 luci io mi aspettavo fossero delle persone buone che la salvavano. In realtà l'hanno salvate, ma erano i suoi aguzzini. E anche lì trovo uno spiraglio, una speranza. Anche la persona più cattiva, anche l'aguzzino più atroce, fa uscire fuori il suo lato di umanità e salva le persone. Certo, siamo abituati a temi diversi. Con Marco abbiamo trattato di temi molto più comunque sempre educativi, ma tramite fiabe. Un tema del genere è veramente uno scossone grande, però è profondo, è bello, si legge e spero che venga letto anche a scuola e soprattutto vengano creati dei temi di lavoro.